adesso. Volete smetterla di litigare voi due e togliere quell'orribile affare là sotto? Sembra che Ponti Pandi sia riuscita a stare ben un mese senza nessun incendio. Sì, manca solamente un giorno. Sam, non credi che questo abbia a che fare con il fatto che Norman Price fosse ospite della zia Phyllis? Potrebbe avere qualcosa a che farci, Penny. Oh? Ah, credo proprio che sia tornato a casa. Ma che succede? Sto cercando di impedire a questo cane robotico di impossessarsi di Ponti Pandi! Oh, ho visto l'interruttore! È piccolo ed è sulla pancia! Ti sembra che abbia voglia di accarezzargli il pancino? Beh, io spero che qualcuno possa farlo! Non resisterò ancora a lungo, no! Vieni giù, Dilys. È tutto finito. Oh, che ragazzino coraggioso. Hai salvato il mio piccolo Norman. No, non è vero. Ce l'avrei fatta anche da solo. Beh, almeno state tutti quanti bene. Avanti, sbrigati, mamma! Preso! Ehi, Norman! Credevo dovessi andare in gita con i cadetti oggi. Infatti, ma siamo stati da zia Phyllis e quelle due non facevano che parlare e parlare di camicie da notte, cantanti sdolcinati e di come coltivare l'uva spina. Ma ora sono pronto e non vedo l'ora di fare un giro su Wallaby 2! Norman, i cadetti sono già partiti. Cosa? Mamma! Credo che sia ora di andare. Lieta di avervi aiutato. Ciao! Ero l'unico tra i cadetti a non aver fatto nemmeno un giretto su Wallaby 2! Oh no, non se ne parla, tesorino mio! Mamma ti porterà lì! Ma come? Salta su, andiamo al centro di... Coso Alpino! Tranquillo, mio piccolo cadetto delle meraviglie, ci siamo quasi! Wallaby 2 è ancora qui! Ce l'abbiamo fatta! Sono arrivato! Ma dove sono tutti? Sembra il rumore di un elicottero che sta spiccando il volo! Mi ricevete? Sono Tom Thomas e sto portando Wallaby 2 al centro alpino per le attività di montagna a prendere i cadetti. Passo! Mamma, dovevamo andare al centro alpino per le attività di montagna, non alla stazione di soccorso alpino! Oh! Preoccupare, piccolo angioletto mio. Riuscirai a salire su quell'elicottero. Conosco una scorciatoia. Reggiti forte! Volta. E quando è stato? 10 anni fa. Frena, frena, frena! È quello che sto facendo! Non credo che arriverò in tempo per il giro in elicottero. Dobbiamo chiamare Sammy il pompiere. Scende la notte ed è allora che gli zombie escono allo scoperto. Non fa per niente paura! Norman Price! Si può sapere che ti prende? Niente, stavo guardando lo speciale sui cucchiaini del mondo dei cucchiai. Ma che grazioso cucchiaino! Dovresti andare alla trattoria del pesce intero a prendere la cena. Devo proprio uscire? Ma, sono malato! Devo essermi preso il raffreddore! L'unica malattia che hai, Norman Price, è un brutto attacco di pigrizite. Ora, fuori di qui! Adoro il concorso di vegetali giganti di Ponti Pandi, Sam. Beh, sembra che Dilys abbia fatto faville. Quello sì che è davvero un bel cavolfiore, Dilys. Oh, grazie, Sam.
ma non è comparabile alla barbabietola di Trevor. Ti ringrazio, Dilys, ma aspetta di vedere i miei ravanelli. Fate spazio, per favore! Oh. Ah, date un'occhiata a questa meraviglia. Che ne dite della mia brassica gigante? A me sembra semplicemente una verza. La verza è una brassica, Elvis. Bene, devo dire che sono tutti vegetali davvero notevoli. Oh, c'è un altro concorrente che deve arrivare? Mi domando chi sia. Eh? Oh, una delle rape sta ballando la lambada. Oh, quel mostro peloso ha masticato la mia rapa fino a ridurla in poltiglia. Dobbiamo riuscire a fermare Norris prima che mandi all'aria tutta la competizione. Oh, no! Sta mangiando la mia carota migliore! Oh! Ah! Oh, cielo! Sarà difficile scegliere un vincitore con questa confusione. Potrei fare un bel minestrone. È tutta colpa tua, James. Se fossi stato un bravo pilota, la zucca avrebbe vinto a mani basse. Cosa? Non è stata per niente colpa mia? E non c'è nessuno che mi chiederà scusa per quel che è successo? Mi avete messo in grave pericolo. Beh, James, da quanto ho capito, voi ragazzi volevate soltanto portare la vostra zucca fino al concorso. Ma a volte gli incidenti capitano e basta. Ci deve essere un modo per scegliere un vincitore, comunque. Beh, questa carota sembra l'unica ancora intatta. Allora abbiamo un vincitore. Oh, Trevor! Ero sicurissima.